Smaltite le feste di Natale e Capodanno, torna la Lega Pro Calcistica con la seconda giornata del girone di ritorno, che si preannuncia particolarmente importante per questo mese per ciò che concerne l'Audace Cerignola. Da una parte il campo, dall'altra il mercato. Per fare il punto su questo secondo elemento, il direttore sportivo Elio Di Toro ha messo in evidenza in un'intervista rilasciata qualche giorno fa che gli inamovibili rimarranno, ma non esclude di mettere in evidenza e nella squadra qualche nuovo elemento giovane. Cercheremo gli equilibri, cercheremo di integrare qualche giovane, cercheremo di fare il giusto. Abbiamo una squadra che si sta esprimendo bene e su questo siamo molto consapevoli. E quando ci sono degli equilibri raggiunti, secondo me è il caso di mantenerli e di consolidarli. Poi, come tutte le cose, del resto, se si presenteranno delle situazioni, le valuteremo. In questo istante la nostra prima valutazione va nel cercare di ragionare su qualche ragazzo, qualche giovane da poter integrare e di valutare le situazioni singole di volta in volta. Sul piano del gioco, la formazione gialloblu è attesa alla sfida in trasferta contro la formazione campana del Giuliano. L'anno 2022 si era chiuso per il team di Michele Pazienza con il successo alla Monterisi per 3-0 contro la formazione del Monterosi, mentre la formazione campana aveva perso contro la Viterbese in trasferta con il punteggio di 2-1. Nell'ottica dei numeri, i gialloblu ovandini si gongolano il quinto posto con 30 punti, con 8 vittorie e 6 pareggi. 6 sconfitte, 2 punti sotto invece la formazione campana, 27 punti con 7 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Dunque una testa importante in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia con i migliori auspici.